ci parlerà brevemente del ruolo che la scuola della quale è preside ha avuto all'interno di questa iniziativa Semi di Giustizia. Innanzitutto noi siamo molto fortunati perché una delle nostre docenti fa parte di Libera negli ultimi tempi in maniera abbastanza attiva e quindi chiaramente abbiamo partecipato dal di dentro anche alla preparazione e alle varie attività perché i ragazzi arrivassero motivati e sapendo cosa andavano a fare oggi alla manifestazione. E i ragazzi sono stati molto sensibili, oggi ci sono praticamente tutti, anche quelli di prima per cui sabato è giorno libero, quindi mi sembra un bel successo da un certo punto di vista. Penso che la scuola sicuramente ha un ruolo di primo piano nella lotta alla mafia, nell'educare alla legalità in tutti i suoi aspetti, a partire dalle piccole cose, perché comunque la legalità si impara innanzitutto imparando anche a scuola a rispettare le regole, a rispettare gli altri e quindi coltivando anche una mentalità dalle cose più banali, dall'attraversare sulle strisce quando siamo in gita, a tutte le altre cose, diciamo, a non far vedere un film se non è debitamente comprato e non è scaricato a UFO da qualche parte, insomma, in tante piccole cose si educano i ragazzi alla legalità, sperando appunto di fare una mentalità per cui poi il rispetto delle regole diventa una cosa naturale. Le sembra quindi che i giovani rispondano positivamente a iniziative di questo tipo e che siano attivamente interessati? Sicuramente sì, anche perché la lotta alla mafia è qualcosa che in un certo senso unisce tutti, non è di destra né di sinistra, ma è comunque una cosa che tutti i cittadini sentono di dover condividere, almeno da noi non c'è, diciamo, nessuno che possa avere un'obiezione su questo, quindi hanno lavorato molto bene con molto entusiasmo e molta passione. Bene, grazie a Solo Max. Grazie mille.